Buongiorno a tutti, benvenuti di nuovo sul mio canale. Volevo innanzitutto scusarmi per il lungo periodo di silenzio, tra virgolette, ma ho avuto altri impegni, ho dovuto iniziare il mio nuovo lavoro, quindi diciamo sono stato un po' preso da faccende, la formazione, i corsi di aggiornamento e tutto il resto, per cui non mi sono dedicato alla lettura come avrei voluto. Quindi volevo inoltre avvisarvi che mi scuso anche di aver mancato la seconda parte della presentazione del libro di Harari, Homo sapiens, da animali a dei, perché per varie vicende non sono riuscito, ma comunque appena riuscirò pubblicherò anche la seconda parte del video. Oggi volevo affrontare con voi la recensione di un nuovo libro che ho appena letto, si chiama Uscite dal mondo di Elémire Zola. Ecco, il titolo è questo, il libro è questo. E niente, volevo parlarvi un po' di questo libro. Io l'ho letto tutto, si tratta in totale di 600 pagine, belle dense, belle corpose, in cui si riassume un po' quello che viene enunciato direttamente dal titolo, ovvero uscite dal mondo. Che cosa sono queste uscite dal mondo? Elémire Zolla in questo libro appunto parla di tutto ciò, di tutto quel mondo che riguarda un po' il sovrasensibile, il metafisico, il trascendentale, il mistico, il religioso. Infatti attraverso un ampio spettro di riflessione e di argomentazione tratta un po' tutti i temi che sono collegati appunto alla metafisica, alla mistica, alla religiosità, alle esperienze extrasensoriali, alle esperienze extracorporee, e diciamo che fa vari collegamenti, collegamenti anche insoliti, possono risultare a volte un po' lontani da quello che potrebbe aspettarsi il lettore medio. Infatti è un libro che ho con difficoltà deciso di recensire perché è un libro, diciamo, abbastanza lungo, impegnativo e soprattutto anche un filo specialistico, nel senso che leggerlo richiede soprattutto una conoscenza pregressa di richiederebbe, perché neanche io la posseggo, richiederebbe una conoscenza pregressa di quelle che sono un po' la storia delle religioni, la conoscenza dei riti ancestrali, antichi, delle religioni ancestrali, e quindi diciamo che è un libro difficile. Io lo consiglio a chi secondo me ha già una conoscenza di questo mondo e chi volesse ulteriormente approfondire la conoscenza della storia delle religioni, della metafisica, della mistica. In questo libro, inoltre, emerge molto bene anche il tema degli dèi come invenzione. Avevamo parlato nello scorso video del fatto che le religioni, gli dèi, diciamo tutto quello che è frutto dell'immaginazione umana sia in realtà un'invenzione.
Ecco, in questo libro emerge molto bene che, e viene anche specificato in un certo passo, che gli dèi non sono nient'altro che l'immaginazione in attività, l'attività immaginativa dell'essere umano. Diciamo che poi ci sono molti temi che si potrebbero affrontare. Veramente in questo libro Zolla spazia tantissimo, parla dello yoga, parla delle danze sacre, delle danze estatiche, parla dello stato di liberazione, il samadhi in indiano, parla del buddismo, dei valori fondanti del buddismo. Insomma, è un libro molto complesso, in cui lo stesso Zolla, diciamo che, come dire, descrive certe cose ma non le spiega, nel senso che illustra determinati aspetti, ma non va a spiegarli come una presentazione, come una semplice, diciamo, presentazione al pubblico. No, lui li illustra, secondo il suo punto di vista specialistico e quindi anche difficilmente, come ho già detto in precedenza, accessibile. In sostanza, io consiglierei questo libro, come ho già detto, a chi volesse approfondire determinati aspetti della mistica, del trascendentale, del metafisico, ma posso anche consigliarlo a chiunque perché non è un libro impossibile da leggere, non è un libro inaccessibile. Anzi, è un libro abbastanza scorrevole, direi. Se volete, magari, vi consiglio questo: se volete magari approcciarvi a questo libro, potete anche aprire una pagina a caso e iniziare a leggere, vedere cosa riuscite a capire, cosa riuscite a diciamo tirar fuori. Vi dico una cosa divertente. Io quando leggevo questo libro avevo determinate domande nella mia testa che mi frullavano, iniziavo a leggere il libro e nel libro riuscivo a trovare le risposte a quelle domande che erano nella mia testa, quindi diciamo che è una cosa abbastanza inconsueta e che mi ha lasciato appunto perplessi, volevo condividerla con voi. Niente, se avete qualsiasi domanda, qualsiasi chiarimento voi voleste avere su questo libro, io sono disponibilissimo a darvelo nei commenti. Vi ricordo che potete sempre seguire i miei video sul mio canale per fare chiarezza e ci vediamo al prossimo libro. Ciao! Bravo!